Ciao ragazze, allora nuovo video, come vi ho promesso nel vlogmas, quello dell'8 dicembre, volevo parlarvi in questo video di una nuova linea di prodotti per mani ed unghie che è uscita proprio negli ultimi giorni da Lidl. Premetto che non saranno prodotti che saranno in linea permanente, quindi non li troveremo sempre o comunque in ogni momento nei punti vendita Lidl, ma fino ad esaurimento scorte. Comunque ho guardato un po' tutte queste novità e devo dirvi che sono molto molto simili a tutto ciò che era già uscito lo scorso anno, sempre in questo periodo di Natale, e di cui avevo già parlato in un video che naturalmente vi lascio qui sopra nelle schede. Io di quella collezione comprai veramente tantissime cose perché comunque ho visto che hanno inci ottimi, ma adesso comunque ne parliamo bene. Easy Remover Deep In Nail Polish Remover No Cotton by Sien, contiene 75 ml di prodotto ed è un barattolino, diciamo, per rimuovere lo smalto dalle unghie senza utilizzare cotone eccetera. Già la spugna che contiene il barattolino infatti è immersa d'acetone, basta solo mettere il dito dentro, girare. Io l'avevo già provato l'anno scorso, poi vi lascio qualche video qui così potete vedere bene, e mi ero trovata molto molto bene. Sempre della linea End ho trovato l'End Scrub, ossia uno scrub per le mani, anche questo è stato riproposto quest'anno ed è al mango e papaya, è la stessa fragranza dello scorso anno e devo dirvi che mi è piaciuto tantissimo perché ha questa profumazione fruttata e dolce allo stesso tempo, ha un inci ottimo, è un prodotto a risciacquo per le mani, quindi assolutamente ve lo consiglio. Contiene 75 ml di prodotto e ha un PAO di 12 mesi. Io ho utilizzato questo peeling anche per il corpo, so che comunque era una confezione molto piccola, ma mi sono trovata molto bene. È stata riproposta anche la penna correggi smalto, ma questa volta un packaging blu. Sono stati riproposti poi 6 smalti effetto gel, sempre di Sien. Gli smalti effetto gel di Sien personalmente li adoro, mi piacciono tantissimo perché comunque anche rispetto a quelli della linea classica durano molto molto di più e con una passata già vedrete che sono molto molto pigmentati, soprattutto i colori più scuri. Qui abbiamo comunque colori sul rosso, sul rosato, fucsia, borgogna, anche color rame, soddisfano un po' tutti i gusti. Vi volevo dire che i prezzi di questi prodotti da me non erano esposti, quindi non sono riuscita bene a capire quanto vengono l'uno, ma poi troverete comunque tutto qui giù nell'info box. Ma da quello che mi ricordo, diciamo che tutti hanno un prezzo sicuramente minore di 3 euro. E poi sono ritornati i miei amati smalti curativi. Sono infatti un rinforzante, uno smalto che aiuta nel togliere le cuticole ed uno smalto ristrutturante. Ho l'olietto che è quello di colore trasparente giallino che mi piace tantissimo, soprattutto quando vado a fare la manicure e ho un po' di cuticole, quello mi aiuta ad alzarle e io poi posso tagliare molto più facilmente. Quello celeste l'ho usato tantissimo quest'estate perché essendo un ristrutturante, io che mangio le unghie o che ogni tanto faccio il semi permanente, mi aiuta a non farmele spezzare troppo. Invece quello fucsia non l'ho mai provato, ma ho sentito di ragazze che mi hanno scritto nei commenti che si sono trovate molto molto bene. Bene ragazze, con questo è tutto, spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando fatemi sapere come sempre nei commenti se avete provato qualcuno di questi prodotti, come vi siete trovate e se siete riusciti soprattutto a trovarli nel vostro Lidl più vicino. Io vi mando un bacio grande e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!